Sette abitazioni su 10 in Molise sono costruite in regime di illegalità. L'Istat assegna un'altra maglia nera alle due province, al secondo posto la Campania. Anche il PD chiede il contenimento dei costi della politica molisana, proposta di legge per l'abolizione dell'assegno di fine mandato in Consiglio regionale. Una delegazione molisana della Confederazione Libere Professioni ha partecipato a Roma ai lavori del movimento. In Italia le libere professioni crescono. L'allenatore napoletano del Campobasso Bruno Mandragora paga per tutti dopo il disastroso avvio della squadra in questo inizio di stagione in Serie D. Un cordiale saluto dalla redazione, iniziamo dalla cronaca. All'obitorio dell'ospedale Santimoteo di Termoli è stata eseguita oggi l'autopsia sul 48enne pregiudicato, nativo della provincia di Foggia, ritrovato dai carabinieri nelle campagne tra San Martino in Pensilis e Ururi la scorsa settimana. L'esame medico-legale avrebbe confermato che le ferite riportate dal pugliese potrebbero essere compatibili a seguito del ribaltamento del fuoristrada rubato a Campomarino e ritrovato ribaltato a qualche centinaio di metri di distanza dal corpo dell'uomo. La tragedia ultima in Sicilia ha riportato al centro dell'attenzione la piaga dell'abusivismo edilizio. Con quasi il 70% il Molise è la regione con la più alta percentuale di costruzioni abusive. Vediamo. Nel paese delle contraddizioni, dell'economia sommersa, delle mafie, delle leggi non rispettate, delle tragedie annunciate per responsabilità dell'uomo, l'ultima in ordine di tempo, quella che ha ucciso 9 persone a Casteldaccia, in Sicilia. Non stupiscono i dati resi noti dall'Istat sull'abusivismo edilizio in Italia. La rilevazione relativa al 2015 mette in rapporto le percentuali di costruzioni abusive ogni 100 abitazioni legali. Ebbene, dalla classifica si evince che proprio il Molise è la regione che detiene la maglia nera per numero di immobili edificati in regime di illegalità. Sono addirittura 7 su 10, con una percentuale pari al 69,5%. Al secondo posto è la Campania con il 63,3%, seguita dalla Calabria con il 61,8% e dalla Sicilia con il 56%. La piaga dell'abusivismo, manco a dirlo, è ampiamente diffusa nel mezzogiorno con una media del 47,3%, nelle regioni del centro è del 18,9%, mentre al nord le abitazioni abusive sono appena il 6,7%. Dal 2003, anno dell'ultimo grande condono edilizio approvato dal governo Berlusconi con il sostegno della Lega, il numero di edifici abusivi è aumentato a dismisura, nonostante è noto che il 91% dei comuni in Italia si trova in aree soggette a dissesto idrogeologico, con punte del 100% come nel caso del Molise. Nel 2008 era abusivo il 9,3% delle nuove costruzioni a uso residenziale. Nel 2014 la cifra era salita al 17,6%, mentre nel 2015 si è sfiorato il 20%. Secondo il CRESME, le strutture non autorizzate in Italia sarebbero oggi ben 258.000. Una casa abusiva può arrivare a costare anche la metà di una costruzione in regola, perché tutta la filiera ha un prezzo ridotto. I materiali sono acquistati in nero, la manodopera è pagata in nero e sono nulle le spese per la sicurezza del cantiere. In tutto questo, le ordinanze di demolizione, come nel caso della tragedia di Casteldaccia, troppo spesso non vengono rispettate. Dal 2001 al 2011 solo il 10,6% delle 46.760 ordinanze di demolizione emesse è stato effettivamente eseguito. Le case abusive non si abbattono per via dei numerosi contenziosi, perché i comuni non hanno i soldi da anticipare per le ruspe e soprattutto perché prima o poi arrivano sempre le elezioni di turno e conviene far finta di niente per cinismo e opportunismo, anche se di frequente si piangono i morti. Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno di una classe di un istituto superiore di Isernia, i carabinieri, con l'ausilio di un cane antidroga, hanno individuato uno studente che teneva nascosto addosso un involucro contenente hashish. Lo studente è stato segnalato alla prefettura quale assuntore e denuncia per uso e spaccio di stupefacenti, sequestro dell'auto e patente ritirata per un giovane pugliese fermato ad un controllo ad Agnone da una pattuglia dell'arma. Alla perquisizione i militari hanno rinvenuto alcune dosi di marijuana.
La discarica di Tufo Colonoco, non distante dalla città di Isernia, sarà ampliata per accogliere maggiori quantità di rifiuti da stoccare, rifiuti provenienti dall'intera provincia. Nonostante l'opposizione di alcuni amministratori, il progetto ha avuto l'autorizzazione da parte della Regione Molise e dall'ARPA. Entro 2 mesi i lavori di ampliamento dovranno essere conclusi. Più investimenti in cultura e lavoro per contrastare il sentimento di disperazione crescente in Italia. La riflessione diretta e coinvolgente di Don Luigi Ciotti. Più investimenti in istruzione, cultura, welfare e lavoro per contrastare le disuguaglianze crescenti e difendere una Costituzione troppo spesso tradita e dimenticata. Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e presidente dell'associazione Libera contro le mafie, è intervenuto a Campobasso in occasione del seminario su Costituzione, situazione carceraria e migranti. Ha portato la sua testimonianza, come sempre, diretta e coinvolgente. È la cultura che dà la sveglia alle coscienze, è il ruolo della scuola, dell'educazione. Lì bisogna investire forze, energie, strumenti, come sul lavoro, sul lavoro. La gente è disperata e nella disperazione fanno gioco le demagogie. Ecco, 1919, Benito Mussolini raccoglie 4.500 voti, il Partito Socialista 1.800.000 voti. 3 anni dopo Mussolini va al potere dopo la marcia su Roma. Tutta la campagna elettorale di Mussolini fu fatta su 4 parole: bisogna scavare nel rancore degli italiani. Oggi c'è tanta sofferenza nella gente, c'è tanto smarrimento, si sono rotti molti legami sociali, c'è paura del cambiamento, c'è una paura economica che si tocca con mano, c'è una paura della solitudine. C'è una paura del diverso, dell'altro, dello straniero che viene alimentato da tutte queste insicurezze. Di fronte a queste paure bisogna dare delle risposte chiare, che cominciano dalle politiche sociali, che cominciano dall'investimento culturale ed educativo, che comincia dai più poveri, dai più fragili, che comincia a rimettere la questione di giovani, non nelle parole ma nei fatti, al centro. Non poteva mancare un riferimento alla piaga sempre più diffusa dell'abuso di sostanze stupefacenti che vede vittime soprattutto i più giovani, la componente debole, meno tutelata e che vive oggi una maggiore sofferenza. Sono gli emarginati, gli esclusi di ieri e di oggi, con i quali Don Ciotti si è sempre schierato. Voi sapete che la droga è tornata in Italia ai massimi livelli più di 40 anni fa. Il nostro paese va a stagioni. 40 anni fa, per 10 anni, si è fatto tutto il contrario di tutto. La RAI mandava in onda Droga che fare, Mario Maffucci e Piero Badaloni, per entrare nelle case, per dare degli elementi di conoscenza alle persone, prevenzione, informazione nelle scuole. Poi si è passata un'altra stagione, è arrivato un problema gravissimo, l'AIDS. Si è fatto tutto e il contrario di tutto. Poi è arrivata una nave in Puglia. A bordo di questa nave 20.000 albanesi. Allora, il tema del paese è stato il tema della sicurezza. In nome della sicurezza si è fatto tutto il contrario di tutto. Si è perfino calpestata la nostra Costituzione. Ci è voluto 2 anni la Corte Costituzionale e la Corte Europea per dire che non era possibile avere 2 codici penali, uno per gli italiani e uno per i migranti. E adesso la nuova grande stagione è quella della legalità, che rischia di diventare un idolo. Una parola astratta, una parola solo educativa. La legalità è lo strumento, il mezzo per raggiungere un obiettivo, non è il fine. L'obiettivo si chiama giustizia. Contenimento dei costi della politica in Consiglio regionale. Dopo la presentazione della legge per la riduzione dell'importo degli assegni vitalizi erogati a favore dei politici che hanno terminato il proprio mandato, la minoranza del PD in via 4 novembre ha depositato una proposta di legge per l'abolizione dell'assegno di fine mandato e per il taglio delle indennità dei consiglieri regionali in carica. I risparmi conseguiti saranno destinati al finanziamento di politiche a sostegno delle piccole attività commerciali nei paesi dell'interno. Anche una delegazione molisana della Confprofessioni oggi è stata a Roma al Congresso nazionale
sui professionisti nella società dei servizi, nuove tutele e nuove opportunità. Vediamo. Un confronto aperto con la politica e le istituzioni con l'obiettivo di allargare gli orizzonti della professione e dare risposte concrete alla crescente domanda di welfare e rappresentanza. Tutto questo oggi a Roma nell'ambito del Congresso Nazionale di Confprofessioni dal titolo I professionisti nella società dei servizi, nuove tutele e nuove opportunità. Un appuntamento annuale a cui ha preso parte anche una delegazione della Confederazione Molisana e che si è aperto con il rapporto 2018 sulle professioni in Italia. In evidenza la fuoriuscita dalla crisi che aveva attanagliato i liberi professionisti tra il 2008 ed il 2013. I segnali della ripresa provengono soprattutto dal numero di iscritti agli ordini professionali, da una sempre maggiore presenza femminile e dalla conferma di almeno 4 anni di redditi, mediamente in crescita, dati che vanno a collocarsi in un più ampio panorama europeo, dove i liberi professionisti in mobilità possono richiedere il riconoscimento delle proprie qualifiche. A soffermarsi sui dati statistici raccolti e sulla loro importanza quale risorsa per la rappresentanza, il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella. Tra i temi discussi non è mancato quello sulla digitalizzazione. Per il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sarà la vera rivoluzione all'interno di enti, uffici, ma serve una semplificazione perché tutti i cittadini vi possano accedere. L'esponente di governo ha nella circostanza parlato del disegno di legge concretezza per superare la stratificazione di norme e della riforma dirigenza. Un contesto nel quale, come spiegato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Erika Stefani, si inseriscono i giovani e le donne che in qualità di professionisti danno un grande apporto al PIL nazionale. Parola d'ordine, lavorare insieme per creare una rappresentanza forte. Risale invece al 1978 il primo contratto nazionale negli studi professionali, 40 anni di contrattazione e di evoluzione delle tutele, welfare e servizi per i professionisti che per essere agevolati necessitano di una piattaforma. La nuova economia dei servizi, ha ribadito il presidente di Confprofessioni Molise Riccardo Ricciardi, richiede una forte propensione all'innovazione, ma nel contempo presuppone politiche di sostegno fondamentali per mettere in campo nuove opportunità. Continuiamo con la politica. Sta facendo discutere la circolare firmata dal presidente della regione Toma che impone a dirigenti e funzionari in servizio di essere autorizzati prima di poter partecipare ad eventi pubblici per nome e per conto dell'amministrazione regionale. La questione è finita all'attenzione del Consiglio di via 4 novembre con una interpellanza presentata dal Partito Democratico. Il presidente, sostengono dal PD, pensa di essere in diritto di dare e togliere la parola a qualsiasi dipendente e su ogni materia. Ci spostiamo a Termoli, a Palazzo Sant'Antonio. Domattina la minoranza consiliare illustrerà l'atto di diffida che si oppone all'aggiudicazione definitiva del progetto del tunnel nel centro cittadino e la stipula quindi della convenzione. Ad indire la conferenza i consiglieri del centrodestra Antonio Di Brino, Michele Marone e Annibale Ciarniello. Siamo adesso allo spettacolo, da Leo Gullotta a Roberto Ciuffoli fino a Carlo Buccirosso. Sono alcuni dei protagonisti della prossima stagione teatrale al Savoia del capoluogo molisano. Numerosi appuntamenti di profilo culturale variegato e diverse novità nell'ambito della nuova stagione di eventi al Teatro Savoia di Campobasso, da Leo Gullotta a Roberto Ciuffoli, da Carlo Buccirosso a Giulio Scarpati, da Valeria Solarino a Glauco Mauri. Sono questi alcuni dei grandi nomi che saliranno sul palco del Savoia. A illustrare la programmazione la presidente della Fondazione Molise Cultura, Antonella Presutti, affiancata per l'occasione dal sindaco di Campobasso, Antonio Battista. È un cartellone molto ricco che tra le altre cose si basa su uno zoccolo duro di grandi spettacoli classici, ma che comincia a guardare tra le altre cose anche ad un tipo di teatro più sperimentale, molto più affine con il mondo del circo, con clownerie di varia natura, per interessare di
intercettare un pubblico che sia estremamente ampio e vasto. E poi ci teniamo anche a mettere in evidenza come quest'anno ci saranno anche 4 spettacoli fuori dall'abbonamento, però rivolto al pubblico dei bambini e dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni, strettamente collegati a un aspetto laboratoriale. E ci teniamo perché riteniamo che si debba partire da quell'età, cioè da bambini piccoli, e poi seguirli nel loro percorso formativo ed educativo, perché si educa al teatro, si educa a stare in teatro, ma si educa anche a capire quelli che sono i meccanismi propri del teatro, la costruzione e l'organizzazione del teatro. Si parte il 26 e 27 novembre con Pensaci Giacomino, il grande classico di Pirandello interpretato da Leo Gullotta. Si prosegue il 9 dicembre, in pieno clima natalizio, con A Christmas Carol, il musical interpretato da Roberto Ciufoli. Il 6 e 7 febbraio torna al Savoia Carlo Bucci Rosso con l'esilarante commedia intitolata Colpo di Scena. Si proseguirà fino a maggio con eventi diversificati realizzati per venire incontro alle aspettative dei più giovani. Previsto anche uno spettacolo fuori abbonamento dal titolo Che disastro di commedia con Alessandro Marberti, in scena il 27 aprile. Da domani sarà possibile abbonarsi al botteghino del Teatro Savoy e da giovedì partiranno anche gli abbonamenti online. Il costo va da un massimo di 220 euro per un posto in platea, con la previsione di consistenti riduzioni per gli studenti. Tutta la programmazione è costata 140.000 euro, in linea con la media degli anni scorsi. Ci aspettiamo una risposta molto positiva, molto interessante, come d'altro canto devo dire l'abbiamo avuta anche negli anni precedenti. E considerando soprattutto le sollecitazioni che abbiamo ricevuto nell'arco di questi 2 mesi, dopo la ripresa estiva, quindi a settembre ed agosto, quindi le continue richieste di sapere quando stava per ripartire la stagione, pensiamo che ci sia quella attenzione, quel desiderio di ricominciare a frequentare i luoghi del teatro, sia di un pubblico fidelizzato che ritorna, ma anche di un pubblico nuovo, di giovani o di persone che cominciano ad accostarsi al teatro e che potranno anche naturalmente scegliere, opzionare i loro spettacoli in rapporto a quello che è il gusto personale, quindi dal balletto al teatro classico, appunto qualcosa di diverso, profondamente diverso. Il film d'apertura alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Sulla mia pelle, giunge domani alle 19.30 al Cineforum di Boiano. È il racconto degli ultimi giorni del romano Stefano Cucchi, pestato in caserma da alcuni carabinieri. Muore a fine ottobre del 2009 per mancanza di cure sanitarie. Oggi sono almeno 6 le persone indagate nel nuovo filone di indagine. L'omicidio di Stato è venuto a galla grazie alla tenacia della sorella di Stefano, Ilaria Cucchi. Per l'Auditorium Unità d'Italia di Isernia si schiudono nuovi orizzonti culturali. I prossimi appuntamenti teatrali sono finalizzati ad accrescere il turismo. Sentiamo in proposito il pensiero dell'assessore regionale al ramo, Vincenzo Cotugno. Lavoreremo sicuramente con una programmazione seria e puntuale da parte della Regione per far sì che questa possa vivere piena di grandi contenuti questa struttura, questa città, questa Regione. Il Molise cambia passo da un punto di vista culturale, programmatico, di organizzazione e di condivisione con il territorio. Puntiamo con tutti gli eventi a veicolare quello che è l'immagine della Regione, a veicolare un grande progetto di incoming per il nostro territorio, proprio per valorizzare le bellezze della Regione, le eccellenze che vanno appunto da quelle culturali, ma perché no, a quelle paesaggistiche, all'agroalimentare, a tante cose di cui noi disponiamo e che devono essere veicolate al di fuori dei confini regionali. Stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando soprattutto su una programmazione con gli stati generali che partiranno il mese di novembre e che toccheranno tutto il territorio regionale con delle tappe
tematiche, con degli attrattori turistici precisi per dare finalmente un piano strategico al turismo di questa regione che possa diventare un vero e proprio volano di sviluppo economico. Domattina alla Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso verrà presentato il volume Liberi di educare in Italia come in Europa, 55 questioni tra diritto, filosofia e politica di Donato Petti. Il volume affronta il tema della libertà educativa. Chi difende la libertà di scelta non è contrario alla scuola di Stato, è per l'autore solo contrario al monopolio statale nella gestione della scuola. Ed adesso, come ogni giorno, seguiamo le previsioni del tempo. La sera prevalentemente stellato sulle due province, le temperature odierne sono comprese tra i 12 gradi di Campobasso e la massima di 21 a Termoli, ventilazione sud-occidentale, calmo il medio adriatico. Sulla regione domattina è previsto cielo coperto, valori climatici in leggera flessione, venti meridionali. Per lo sport iniziamo dal calcio. Due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte nelle prime 10 giornate di campionato in Serie D costano la panchina a Bruno Mandragora, l'allenatore partenopeo alla guida del Campobasso dal mese di agosto. La classifica deficitaria, appena 8 reti segnate e 17 subite, hanno portato il club del presidente Nicola Circelli alla sterzata nella guida tecnica del sodalizio rossoblù. Massimo Barometro potrebbe essere uno degli indiziati a sostituire Mandragora. Proseguiamo col calcio di Serie D. Contro la San Giustese, l'Agnone di Antonio Foglia Manzillo è riuscita a mantenere la porta inviolata per la prima volta in stagione. Contro i marchigiani, i Granata hanno offerto la loro migliore prova di campionato. Mister, partita giudiziosa, attenta, senza sbavature da parte della sua squadra, comandato e controllato fino al termine della partita, è mancata forse solo la rete. Tatticamente è stata la nostra migliore partita, sapevamo che di fronte avevamo una squadra che aveva un grandissimo palleggio e l'ha dimostrato. Per cui avevo chiesto ai ragazzi di stare corti, stretti, andare a fare le giuste pressioni, il giusto pressing, e dico che su 90 minuti e oltre sono stati perfetti, perché non credo che abbiamo subito un tiro serio in porta da una squadra che fino adesso mi sembra che ha sempre segnato, aveva il secondo migliore attacco, che è la prima volta che non prendiamo gol tra le 9 di campionato e quella di Coppa, questa squadra aveva sempre preso gol. E questo non vuol dire che abbiamo fatto una gara difensiva, perché le nostre belle azioni le abbiamo avute, quel presunto rigore su Sorgente, lì siamo entrati in aria con Lamin, bene, c'è ancora un palo, un miracolo del portiere su Ricciardi. Siamo usciti stremati perché abbiamo deciso di fare per scelta una gara un attimino attendista, li abbiamo aspettati un attimino, abbiamo corso tantissimo senza palla, l'ho spiegato prima, era una mia scelta, anche perché questa è una squadra che se a Herrera tra le linee gli dai spazio è micidiale. Alla fine devi anche saper adeguarti ad un avversario senza perdere la tua identità, però devi capire le caratteristiche di un avversario per giocare di conseguenza. A proposito di caratteristiche, Sorgente dal primo minuto, poi Lauria, De Simone nella ripresa, diversi giovani in campo, sta conoscendo di più i suoi ragazzi? Sicuramente, ma è la cosa più bella quando giocatori che giocano meno entrano e danno il 300%. Questo vuol dire che credono nel progetto e vogliono sfruttare anche un singolo minuto di gioco.
In questo momento ci sono delle gerarchie, perché i vari Page, Salifu stanno facendo benissimo, però è importante ritagliarsi il proprio spazio, e siccome questo è un campionato a 38 partite, quando ci sono i turni infrasettimanali c'è anche la possibilità di partire dall'inizio per qualcuno di questi, quindi è giusto che siano pronti. È soddisfatto del pari esterno contro l'Agnonese l'allenatore della San Giustese Stefano Seni Gagliesi, una partita quella disputata dai suoi ragazzi dove però è mancata la giocata vincente. Ascoltiamolo. Pensavo che loro ci aggredissero di più, invece ci hanno lasciato comunque il comando del gioco. Da questo punto di vista credo che noi abbiamo avuto la partita in mano per 90 minuti. Loro sono stati molto pericolosi nelle ripartenze, nelle situazioni dove chiaramente giocatori di altissima velocità, di altissima qualità ci hanno messo in difficoltà. Il risultato è giusto, però noi abbiamo fatto una buona partita. Secondo me non è facile contro questa squadra perché è molto fisica e ben messa in campo, dietro sono molto robusti, è una squadra difficile secondo me da battere, però venire in trasferta, comunque imporre il nostro gioco, fare le nostre cose, tutto sommato è la cosa positiva. La San Giustese ha mantenuto la porta inviolata, ma in attacco si è vista poco. È mancato il guizzo, perché loro erano molto chiusi e in queste situazioni bisognerebbe sbloccarla, trovare una situazione, una giocata, però avevamo creato delle situazioni adeguate magari per sbloccarla, non ci siamo riusciti e a quel punto la partita si è incanalata sul fatto che comunque si chiudevano e non ci lasciavano spazi e ripartivano. Era una partita difficile perché noi giocavamo in attacco sui spazi stretti e difendevamo sui spazi grandi, che è molto più complesso. Nel complesso la squadra ha fatto una buona partita e di personalità. La vostra è una squadra di rango, domenica prossima affronterete la capolista Matelica. Quali sono le differenze tra le due squadre? Penso che ci sono, però noi siamo una squadra pericolosa e spero che lo saremo anche per il Matelica. Il Matelica è una squadra tostissima, di individualità di spicco, di grande sostanza, hanno trovato una quadratura molto evidente e quindi sarà una partita difficilissima. Ancora a calcio, gli esordienti della società Acli Campobasso sono stati ospitati nella capitale dalla Lazio per uno stage tecnico, una collaborazione soddisfacente per il responsabile delle attività giovanili Andrea Lupo. Tra gli altri, buone le impressioni destate dai giovani molisani Massimiliano Leso e Jacopo Galuppo. Cambiamo disciplina, passiamo alla pallacanestro femminile. Le ragazze della Magnolia a Campobasso, in testa a punteggio pieno nel torneo di A2, hanno evidenziato nelle prime 6 giornate di campionato una difesa granitica capace di tenere le avversarie lontane dal canestro. Le rossoblù in questi giorni preparano la trasferta di Bologna nel fine settimana. Le felsine sono un'avversaria reduce da 5 affermazioni consecutive, che ha in Dalie la migliore cestista del gruppo. Riparte in Molise progetto Centri Coni Orientamento e Avviamento allo Sport. A Campobasso e Boiano sono stati attivati 2 centri e sono interessate 7 società sportive. Nel capoluogo la Nuova Pallavolo, la Polisportiva Sciaminade, Associazione Tennis, Campo Basket e Ferentinum. A Boiano invece il Boiano Volley e lo Sporting Bovianum. Per il Centro Coni della provincia di Campobasso la festa di apertura si terrà domani alle ore 16 nella palestra Sturzo. E con questa notizia veramente tutto. Grazie per l'ascolto e la visione. Vi lasciamo alla nostra programmazione.